Benvenuto. Grazie, grazie. Benvenuto nella nostra casa di riposo. Santo Padre, sono lieto di accogliere nella terra dei suoi avi, nella parrocchia di Porto Comaro. Io sono il parroco Don Andrea, di parroco di Porto Comaro. Benvenuto. Andiamo. Prego. Davanti il Santo Padre, ok, prego. Ma quanti baci che devo? Benvenuto, benvenuto. State seduti per favore, solo. Siediti tranquilli. Grazie di pregare per me. Molto comarese. Alla lunga siamo cucini. Alla lunga? Alla lunga. Ma quanti sono? 43. E gli altri? 30. Ok, Margherita, anche lei è cieca. C'è il Santo Padre. Signora benedica. Buongiorno. Buongiorno. Sono Caterina. Signora della parrocchia, come ti ringrazio tanto. Siamo in unione di preghiera per la presa per noi, nonostante le delle carità, che sono i biscotti tipici del paese, un salame. E poi ci sono delle cose fatte dai bambini delle scuole. No, è stato un piacere infinito, davvero. Anzi, ogni sforzo che abbiamo messo è stata una gioia per tutti. Davvero, ancora grazie. Sì, hanno fatto tutti... Anziani hanno fatto questo regalo per lei. Grazie. Che fu donata a un ex sindaco del paese, che è la persona che segue anche la vigna e producono. Farla a lei che lo porti in Vaticano, lo metta dove meglio crede. Questo crocifisso, appunto, in onore suo, davvero. Salutarvi. Dicono che la vecchiaia è cosa brutta, no, la vecchiaia è cosa saggia. Voi avete sempre quella saggezza della vita, e per questo per me visitare gli anziani, anche io mi sono, no? Ma andare a visitare la gente più anziana di me è andare alla fonte della saggezza, perché questa è una delle cose che il Signore ci ha dato a noi, la saggezza dei vecchi, e dobbiamo condividerla con i giovani. Grazie tante per la vostra pazienza, grazie tante per portare le difficoltà della malattia, l'imitazione della vecchiaia. Pregate per me, io ho bisogno, io pregherò per voi. Yeah.